Ben ritrovato su questo canale. Oggi ti voglio parlare di come la manipolazione mediatica ti installa un brand, un prodotto, un personaggio, un comportamento, una preferenza sociale attraverso degli strumenti derivanti dalle neuroscienze. La prima cosa che voglio tu comprenda è che non c'è manipolazione senza emozione. Permettimi di ripetertelo, non c'è manipolazione senza emozione. A ben guardare, l'emozione è la condizione essenziale perché si possa attuare una campagna di manipolazione mediatica. E allora, vediamo assieme come si genera e come si evolve un'emozione. Un'emozione ha sempre un trigger point, quindi un fattore scatenante. A sua volta ha una fase ascendente, un suo apice e poi una fase discendente. Ecco, la manipolazione mediatica si concentra in quest'area e a sua volta è divisa in due fasi, chiameremo A e B. D'accordo? La fase A è una fase di preparazione, dove la manipolazione mediatica utilizza immagini, utilizza suoni, utilizza sensazioni per generare appunto l'emozione. E poi una fase B in cui viene l'installazione del marchio. Quindi immagini, suoni, sensazioni, B installazione. Nel cervello a livello inconscio che cosa avviene? Avviene un'equivalenza complessa, viene chiamata nelle neuroscienze, che lo porta ad associare il brand che è stato installato nella fase B a tutte le emozioni che ha provato. Di conseguenza pensa che la causa delle emozioni che ha provato sia appunto il brand che è protagonista di quella campagna di manipolazione mediatica. Per mostrarti in maniera concreta quello di cui sto parlando, eccoti la pubblicità della nuova Audi A4. Questo è quello che vedrete. Visivo. Questo è quello che proverete. Cinestesico. Guarderete questo. Visivo. Ma vi sentirete così. Cinestesico ancora. Sì, forse questo è un po' esagerato. Questa è luce. Visivo. Anche questa. Visivo. Questo è un pulsante. E questo è quello che proverete. Cinestesico. Questo è quello che vedranno tutti. Visivo. Questo è quello che proverete voi. Cinestesico. E anche questo. Questo non lo vedrete. Visivo. Lo sentirete. Auditivo. Questo. Cinestesico. Questa non è semplicemente una 4. Questa è la nuova Audi A4. E poi cosa avviene? Audi. Installazione. Hai visto in maniera estremamente semplice proprio queste due fasi che ti ho appena descritto. Una fase A, in cui si fa leva su segnali visivi, auditivi e cinestesici o sensoriale, e una fase B di installazione. Ecco, l'errore comune è quello di pensare che questa grammatica della manipolazione mediatica riguardi solo il linguaggio della pubblicità, quando invece riguarda anche gli aspetti più inaspettati della vita di ogni giorno. L'altro giorno ho analizzato la campagna di manipolazione mediatica che è stata utilizzata all'interno del film Curioso come George. È un film che ha come protagonista una scimmietta che vive tutta una serie di avventure. Ecco, in questa avventura a un certo punto George entra nella stiva di una nave e la trova piena di frutta, tra cui il suo frutto preferito, che essendo George una scimmietta, come puoi immaginare, è la banana. Ecco allora che dunque George fa un'enorme scorpacciata di frutta e quando è proprio all'apice del suo pieno appagamento, guarda che cosa compare, proprio il marchio di un noto produttore, importatore di banane. Ok? Qual è la particolarità che mi ha colpito? Che poco dopo George vive una disavventura, cioè entra nuovamente nella stiva della nave, c'è sempre la frutta dentro, ma questa volta il suo stato d'animo non è di sorpresa o di entusiasmo, è preoccupato, è smarrito, è bisognoso d'aiuto e guarda caso sono ancora le banane, ma il marchio non compare. Perché? Perché questo produttore di banane non vuole che la relazione causa-effetto sia associata tra il marchio e un'emozione di ansia. Quindi finché George prova delle emozioni positive, boom, a quel punto vedi il marchio. Nel momento in cui George è preoccupato, il prodotto c'è, ma senza marchio, quasi volesse associare il benessere a quel tipo di banana e lo smarrimento a altri tipi di banane, magari quelle della concorrenza. Ma non è tutto. In questo film c'è un coprotagonista che è il migliore amico di George, vale a dire l'uomo dal cappello giallo.
L'uomo dal cappello giallo guida un'automobile, che ha un ruolo totalmente irrilevante all'interno del film, ma guarda caso è la protagonista della locandina del film. E questa macchina è una Volkswagen. Ora, ti chiederai tu, perché la Volkswagen dovrebbe pagare per essere l'automobile in un cartone per bambini? È forse perché i bambini incidono sull'acquisto di automobili di adulti e il bimbo che oggi ha 8 anni ti chiede: papà, compra la Volkswagen come l'uomo del cappello giallo? No, perché la manipolazione mediatica non è volta a condizionare solo i tuoi comportamenti di oggi, ma i grandi marchi hanno un'enorme abilità di pensiero sistemico in termini manipolatori e vogliono condizionare i tuoi acquisti qui ai prossimi 10 anni. Perché i bambini che oggi hanno 8 anni e guardano le avventure di curioso come George, tra 10 anni avranno bisogno di una macchina. E se io con il loro continuo vedere e rivedere questi cartoni creo una neuroassociazione tra il loro benessere dell'infanzia e il marchio della Volkswagen, crea un effetto che in psicologia si chiama di priming, ok? E questo priming li condizionerà per tutta la loro vita. Ecco, questi sono alcuni esempi di come la manipolazione mediatica, ed in particolare un fenomeno che si chiama ancoraggio tra il marchio e la sensazione, che si possono applicare tanto alla pubblicità quanto ai cartoni animati.